Il documento sui migranti, partorito nella notte durante il Consiglio europeo, smorza gli entusiasmi iniziali del Premier Conte. È lo stesso ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a non essere completamente convinto. Abbiamo chiesto 100 e ho sentito il Presidente del Consiglio stanco ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato a casa 70. Nel testo finale viene espresso il principio che chi viene salvato nel territorio europeo dovrebbe essere trasferito in centri sorvegliati, istituiti negli Stati membri unicamente su base volontaria. Mi sembra che la situazione sia il punto di partenza. L'accoglienza avviene su base volontaria e anche il resettlement, che significa la ridistribuzione dei profughi, avviene su base volontaria e non c'è nessun impegno ad una riforma del Trattato di Dublino. Dopo ore di discussioni, oggi rimane il gelo sui centri migranti. Il presidente Macron è stato categorico. I migranti devono essere accolti nei paesi di sbarco, come l'Italia. In Francia non faremo centri di accoglienza. Macron era stanco, lo smentisco. Si vede, abbiamo finito tutti tardi alle 5. Se da un lato ci sono Conte e Salvini soddisfatti, ma che aspettano di vedere fatti concreti, dall'altro c'è chi parla di flop. Mentre in mare, al largo della Libia, ancora morti. 3 bambini annegati e 100 persone disperse. Mentre il governo chiude i porti alle ONG. Un governo che lancia l'appello a non raccogliere gli SOS in mare, difficile che possa essere credibile. Fuori, voglio dire, dalle piazze e dai bar del nostro paese. Ecco, quindi consiglierei di essere prudenti nelle cose che si dicono, di essere seri, allora può darsi che l'Italia conti di più. Sono abbastanza duro, anziché no, Massimo D'Alema. Vado subito a presentare quelli che sono i nostri ospiti di questa sera, alcuni, ce ne sono altri che le sveleremo più tardi. Buonasera Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Buonasera anche al collega Federico Geremica della Stampa. Grazie Federico per essere con noi questa sera. Buonasera, grazie a voi. Avrei notato che siamo stati un po' cattivi con il governo Conte, in qualche modo anche con Maglio Di Stefano, che dei 5 Stelle oggi è il rappresentante. Il Premier Conte, nel servizio ovviamente, cercheremo di essere un po' di più durante il talk, è sembrato soddisfatto dell'accordo uscito dal Consiglio europeo, però Salvini già lo sembra un po' meno, voglio vedere i fatti, ha detto. Abbiamo ottenuto qualcosa di concreto o no? Beh, a parte che il fatto che Massimo D'Alema commenti in questo modo l'esito del Consiglio europeo ci fa in realtà uno spot, perché gli italiani sanno che se il metro di giudizio è quello di D'Alema, che ha fallito quando era lui al governo, allora evidentemente siamo in un'altra direzione. La verità è che tutti si sono soffermati sul dito mentre noi indicavamo la luna, tutti si sono soffermati sulla parola volontario, che riguarda soltanto al paragrafo 6 dell'accordo siglato gli eventuali hotspot dentro l'Unione Europea, ma tutto il resto dell'articolato, che è ben più ampio, parla di tutt'altro. Si inserisce un principio che nessuno era mai riuscito a inserire, ovvero quello di distinguere i salvataggi in mare dalla accoglienza e dalla procedura di asilo. Quindi possiamo finalmente dire che chi viene salvato in mare, che è un dovere dei paesi, e non lo facciamo, e tra l'altro D'Alema dovrebbe vergognarsi quando dice che noi abbiamo mandato una richiesta di non raccogliere gli SOS, la nostra marina militare lo fa e non ha bisogno di certamente che il governo gli dica se farlo o meno, perché è la legge del mare che glielo fa fare. E distinguendo queste due cose però si fa sì che il recupero a mare non ci obblighi poi a gestire i migranti, e si introduce un altro principio. E però ce li teniamo noi? Un attimo, stavo dicendo, si introduce un altro principio, che la responsabilità sui migranti è a questo punto europea. Quando si dice questo, si fa in modo di dire che anche l'Italia a quel punto, come tutti gli altri paesi europei, hanno il diritto di accoglierli su base volontaria, mentre prima era su base obbligatoria per il paese di primo approdo. Ed è per questo che Conte ha detto giustamente che Macron evidentemente era stanco, oppure, come penso io, Macron è in difficoltà nel suo paese e deve fare un po' di politica, perché la verità è che nel contratto, nell'accordo c'è scritto tutt'altro, c'è scritto che tutti i paesi europei su base volontaria devono impegnarsi per risolvere il problema delle richieste di asilo. Ma smetto di parlare, vi faccio fare domande, sì. Ma ci sono tante cose bellissime. No, ma le analizziamo adesso abbiamo del tempo, e con tutto quello che
a disposizione, lo sfrutteremo. Geremica, le cose stanno proprio così come le ha raccontate il sottosegretario Di Stefano? Possiamo essere soddisfatti, il nostro Paese? Ma guardi, io intanto devo manifestare una certa sorpresa per l'entusiasmo del sottosegretario Di Stefano, che va oltre, diciamo, i giudizi e gli apprezzamenti espressi sia da Salvini che dal presidente Conte. Nel lavoro che noi facciamo abbiamo una regola, diciamo una regola antica, che è quella che con i fatti non si polemizza. E i fatti che arrivano, diciamo, dall'accordo siglato, insomma, sono sostanzialmente quelli che voi riassumavate nel vostro servizio. È tutto su base volontaria e non è stata possibile redistribuzione nemmeno quando, come dire, la distribuzione era obbligatoria. Quindi purtroppo con i livelli di solidarietà, diciamo, che in questo periodo ci sono in Europa, io non mi farei, diciamo, soverchie illusioni. Ma soprattutto la norma trappola, quella che ancora una volta mette il nostro Paese in grande difficoltà, è la famosa regola, diciamo, del Paese di prima accoglienza e del porto sicuro, visto che Spagna, Francia, insomma, eccetera, si tirano indietro rispetto a questo impegno. Io non vedo altra possibilità, come è stato negli anni passati, che le navi arrivano in porti italiani. A quel punto, rispetto a prima, ma perché no? E allora glielo spiego. Io vedo il sottosegretario che scuote la testa. Io lo spiego, come la faccio dire, parlare e poi rispondo. Ma io ho finito. Ci rassicuri, diciamo, perché le notizie che sono arrivate non sono granché rassicuranti e a me colpisce lo scetticismo di Salvini. Maglio, di Stefano? Io sinceramente non vedo nessuno scetticismo di Salvini. Ha detto Salvini una cosa ovvia che vale anche per noi, ci mancherebbe altro, ovvero che ora vogliamo vedere i fatti. Dovremmo spiegare agli italiani, per fare un servizio, che il Consiglio europeo, nonostante tracci delle conclusioni, è in realtà l'avvio di un processo. Cioè il Consiglio europeo traccia una strada che poi a livello tecnico va implementata dalla Commissione europea. Quindi l'importante in questo accordo era introdurre dei principi nuovi. Ripeto. Uno, la separazione tra il soccorso in mare e il paese di prima accoglienza. Due, la responsabilità comune europea nelle fasi di sbarco dei migranti dalle navi. Tre, il fondo cosiddetto della Valletta, ovvero il fondo Africa, che viene implementato di 500 milioni e che ci permetterà di fare i rimpatri volontari e gli accordi bilaterali per i rimpatri. È una cifra ridicola. Allora, no, ma infatti aspetti, io voglio andare su ridicola, questo. È una cifra ridicola che gli anche visto però, quindi. Peraltro lei. Io volevo cercare di ricostruire un attimo quello che realmente si è avuto, a prescindere dalle polemiche politiche. No, ma io guardi, se vuole le leggo addirittura l'accordo, così siamo sicuri che sia quello che si è approvato. Certo, cerchiamo di fare una sintesi, senza andare poi subito strumentalmente alle polemiche politiche, le opposizioni. Non ne sto facendo. No, non lei, dico, perché poi può diventare anche un modo di attaccare il governo. Invece, no, scusi, le sto facendo io le polemiche politiche. No, No, mi faccia capire, perché sai. No, Geremica, tutto sotto controllo. Alludevo allora, a quello che. Se non le sta facendo il sottosegretario. Non ci inalberiamo senza motivo. No. Alludevo alle parole delle opposizioni che ora andremo a citare. Se siamo tutti calmi e sereni ci arriviamo. Quindi in molti, per esempio, una delle cose che contestano è il fatto che non è stato possibile fare i ricollocamenti e deciderli questi in maniera non volontaria. Quindi in molti, c'è un punto di vista collettivo sulle opposizioni in questo, che va dalla Meloni a posizioni invece come quelle di Forza Italia stessa, che vedono, o del Partito Democratico, Gentiloni a maggior ragione, che parlano di una vittoria di Orban in questo senso. Cioè il gruppo di Visegrad dice abbiamo vinto perché le ricollocazioni non ci saranno. Allora questo per esempio non è uno dei punti che non si è portato a casa? Ma il punto è vedere quello che si porta a casa nel suo complesso. Non ci sono i ricollocamenti obbligatori. E questo è un dato di fatto, noi tra l'altro anche noi contestavamo questa cosa precedentemente, ma il problema è che l'impianto è cambiato completamente, ora si inserisce il principio di responsabilità europea e di paese di approdo come paese europeo, non come paese singolo che deve gestire, quindi è chiaro che nel breve periodo non si risolve la crisi, ma si crea un principio che vale per il medio e lungo periodo e quindi i migranti sbarcati in Italia sono migranti che possono chiedere asilo in Europa. La cosa importante, ne diceva prima il giornalista, mi scusi se non ricordo il nome, Geremica,
Geremicca, e diceva una cosa, ovvero quella dei, ma anche dei movimenti secondari, credo che si riferisse a quello, se ho capito bene. Il punto è che nel lungo periodo, se non hai, se hai dei movimenti primari controllati, quelli secondari diventano influenti. Per quello abbiamo accettato che la Germania inserisse questo tassello che serviva a loro, perché la verità è che l'Italia ha un gran bisogno, cosa che è mancata negli ultimi governi, di avere un asse solido in Europa. Paradossalmente c'è l'anno di Visegrad, che hanno delle economie nettamente più piccole di quella italiana, e non ce l'aveva l'Italia. Ora l'Italia può dire di far fronte con la Germania su questo, su questa crisi, e credo che sia molto importante per noi. Quindi la credibilità di un governo, di quello Conte ad esempio, si misura anche sulla capacità che ha di fare alleanze in Europa che siano solide e che siano funzionali. E io credo che al di là di quello che dice Macron ci siamo riusciti sicuramente a farlo. Infatti la Merkel ci ha pure scommesso un po' della sua popolarità in patria pur di fare questo accordo. Però, con l'Italia. Stefano, la fermo un attimo e cerco subito in qualche modo la valutazione di Geremicca. Se Macron dice i centri di accoglienza restano un problema vostro, non si ha l'impressione che Macron in realtà abbia vinto poi il braccio di ferro? E dove sta scritto però? L'ha detto. L'ha detto, ma non è scritto da nessuna parte. Però io... Sì, ma non li fa. Il problema... Geremicca... No, voglio dire, insomma, io vorrei intanto chiarire una cosa. Se l'Italia esce bene da questo vertice, se ne fosse uscita bene, anzi, io sarei felice. Perché, come dire, la situazione è quella che è sotto gli occhi di tutti. C'è bisogno di un cambio di passo. Io osservavo soltanto che rispetto a quanto accaduto, come dire, carta canta, il cambio di passo non c'è, perché è tutto affidato ad un secondo livello, che è l'intervento volontario, diciamo, dei paesi. Considerato, diciamo, intanto la posizione italiana nelle ultime settimane, che è stata una posizione molto aggressiva nei confronti di alcuni paesi europei, e naturalmente dovevamo attenderci delle reazioni come quella di Macron, che annuncia con summo gaudio che lui i centri di accoglienza non li apre, quindi il problema torna a essere italiano. Allora dico, come dire, cantare vittoria in una situazione così mi pare sbagliato, ma non per il governo o per l'opposizione, mi pare sbagliato in assoluto. Io credo che bisogna dire che è stata, come dire, messa una prima pietra e che il lavoro comincia adesso. Ma l'ho perciò appena le dicevo, detto, perciò le dicevo all'inizio, detto. Però le dice, perciò le dicevo all'inizio, onorevole, ero sorpreso dal suo primo commento, cioè il risultato straordinario, che andava oltre il 70% detto da Salvini e l'80% appena un po' in più detto dal presidente Conte. Mi incuriosi anche perché lei su queste tematiche so che ha lavorato, lei ha lavorato, diciamo, su minori, ricollocazioni. Quindi volevo capire le ragioni dell'ottimismo, ecco. Se posso, il mio entusiasmo nasce proprio dal fatto che lavoro su questi temi da 5 anni, anche come presidente della Commissione Minori al Consiglio d'Europa. E il trovare, per chi tecnicamente ha visto queste carte in questi 5 anni, alcuni concetti inseriti nell'accordo conclusivo del Consiglio europeo è rivoluzionario, perché, come diceva lei giustamente, questa è una prima pietra, ma se nella prima pietra non scriviamo i principi guida, le seconde, terze e quarte pietre non saranno mai rispondenti a quello che vogliamo. Invece qui ci sono questi principi. Si parla di responsabilità europea, si parla di fondi europei, si parla di programmazione settennale dei finanziamenti europei. Quindi è chiaro che questa è una prima pietra. Cioè, quelle che Salvini definisce chiacchiere, però, mi scusi. No, sono quelle scritte che... nero su bianco. No, ho capito, ma sono, come dire, non impegni. Voglio dire, sono capiamo annunci. Una cosa. Capiamoci un attimo, Geremicca, io sono felicissimo di ricevere anche critiche, però mi sembra che qui ci sia una perversione italiana a essere più contenti delle frustate false di Macron piuttosto che di quello che c'è scritto nel documento. Cioè, se lo leggiamo, quello che dice Macron non c'è, quello che dico io c'è, quindi dovremmo quantomeno concordare su questo. Io mi auguro che sia così. No, ma è scritto. Un inciso, voi puntavate ad un superamento di Dublino in maniera più o meno dichiarata, un reale superamento di Dublino ancora non c'è, questo purtroppo è un fatto. Allora, però ripeto, il Consiglio europeo non serve a scrivere il regolamento di Dublino nuovo, serve a scrivere che si dovrà fare il regolamento di Dublino secondo il principio della condivisione della responsabilità. Ed è scritto, mi sembra l'articolo 12 dell'accordo fatto.
E soprattutto si stabilisce che l'attuale riforma che era stata prevista è saltata del tutto. Quindi per quello io sono ottimista, perché ora il Parlamento europeo con la Commissione dovrà scrivere un nuovo regolamento che includa questi principi di cui parlavo, cosa che prima non c'era. Allora, voltiamo pagina e cerchiamo di toccare un altro argomento abbastanza caldo in questi ultimi giorni, quello dei vitalizi. Lo introduciamo con questo servizio. Io non mi vergogno del lavoro che ho fatto, per 50 anni ho fatto questo lavoro, non ho rubato nulla, e meno che mai considero il mio un privilegio rubato. Il taglio dei vitalizi voluto dai 5 Stelle frena al Senato ma va avanti alla Camera e gli ex parlamentari alzano la voce, come Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS. La delibera presentata da Figo riguarda 1138 persone, però ricorso, anche se il taglio è di 20 euro. Addirittura? Certo. I principi si difendono. Oggi il vice premier Luigi Di Maio ha mandato un messaggio chiaro agli ex deputati. Potete piangere quanto volete. Noi, i vitalizi, ve li togliamo. Io non mi sono mai considerato una casta. Sono uno che ha lavorato la mattina alla sera per tante ore, con impegno, legge, studia ancora oggi. Non mi sento una casta, non sono una casta. Non ho privilegi, cioè non mi sento una persona privilegiata. I 5 Stelle tirano dritto e puntano a smontare quelli che il leader pentastellato chiama privilegi rubati. Privilegio rubato è un'affermazione miserabile, uscita da una bocca miserabile. Sposetti non ha dubbi sulla strategia dei 5 Stelle. Questa è un'azione di distrazione di massa per non far vedere che non riescono a tenere fede agli impegni che avevano assunto con l'elettorato. E lancia un avvertimento a tutti i cittadini. Attento, che oggi tocca a me, ma domani tocca a te, che sei pensionato. Si sente di dire che il vitalizio è un costo necessario della democrazia. Assolutamente sì. Se non percepisci un reddito dignitoso, qualche altro te lo paga. Chiaro questo? Allora, Di Stefano, ha sentito Sposetti, gli ex parlamentari vogliono chiedere i danni perché dicono che toccate dei diritti acquisiti. La vincerete o no questa battaglia dei vitalizi, o la vinceranno i vitaliziati, chiamiamoli così? Guardi, da ingegnere informatico che ha studiato e lavorato fin dal primo giorno della sua laurea per guadagnare all'inizio 1050 euro al mese, vi chiedo con tutto il cuore di mandare questo servizio in onda ogni giorno per mezz'ora in rotativa, così gli italiani avranno chiaro chi stiamo difendendo noi e chi difende la casta, ovvero se stessa. Qui abbiamo gli italiani della Fornero rovinati per sempre, che non hanno avuto diritto di appello, mentre 2600 parlamentari che hanno lavorato in alcuni casi un giorno percepiscono pensioni 4 volte superiori a quello che gli spetterebbe con il calcolo contributivo come stiamo chiedendo noi. La verità è che, tra l'altro dice una cosa di una gravità incredibile Sposetti, quando dice: se non me li paga lo Stato, qualcun altro me li pagherà. A me, se non me li paga lo Stato, siccome sono una persona onesta, non me li paga nessuno, certamente non le mafie a cui lui alludeva. Cioè, qui è proprio si è toccato il fondo con questo discorso. Noi andiamo dritti verso la strada della cancellazione dei vitalizi, perché sono un privilegio che i cittadini italiani vogliono vedere scomparire, e noi lo faremo sicuramente. Geremica, vinceranno i 5 Stelle o i vitaliziati? No, io devo dire, in questa circostanza mi auguro che passi la proposta del Presidente Fico. Naturalmente bisogna dire però le cose come stanno. Si tratta certamente di un privilegio. Molti aspetti di questo privilegio erano stati già rimossi, perché c'erano alcune cose francamente insopportabili. Le elencava prima l'onorevole. Il fatto di poter maturare una pensione lavorando poco, soprattutto il fatto di poterla prendere prima in età minore rispetto, diciamo, agli italiani. Quindi molte di queste cose erano già state rimosse e tolte dal campo. No, sono due cose diverse. Sì, sì, no, mi faccio finire. La questione che è delicata oggettivamente, adesso a prescindere dai parlamentari, eccetera, è l'introduzione di un ricalcolo retroattivo. Allora, il ricalcolo retroattivo, adesso secondo alcuni espone il provvedimento all'incostituzionalità. Perfettamente, secondo altri no, non trattandosi di una legge, eccetera, eccetera.
Però certamente il precedente è, come dire, è molto insidioso, e io capisco che come arma, diciamo, di difesa gli ex parlamentari dicono appunto la cosa che diceva Sposetti: attenzione, oggi tocca a noi, domani tocca a voi. Quello che però devo dire, quello che però volevo dire in conclusione, insomma, c'è anche un, insomma, deve esserci anche uno stile in politica nel fare le cose. Che il vicepresidente del Consiglio oggi dica strepitano, piangono, noi glieli togliamo lo stesso, non è una dichiarazione da statista, è una dichiarazione da capo di partito che parla al suo elettorato, e questo si sposa, diciamo, con i toni che troppo spesso usa il vicepresidente Salvini. Cioè, adesso ci sono al governo due partiti, la sensazione è che invece di parlare al paese, perché adesso sono il governo del paese, parlino rispettivamente ai loro elettorati. Ma non è che può durare tanto questa storia, onorevole, perché non è che funziona così. Di Stefano, io non posso non farle la domanda che tutti in questo momento vorrebbero fare a un 5 Stelle. C'è stato questo post che è uscito, questo sondaggio sul blog di Beppe Grillo, in cui avete chiesto se fossero o meno d'accordo i vostri elettori, se fossero con la casta o contro la casta e quindi con Fico. Pare che i due terzi abbiano votato per la casta, quindi contro Fico, e che il sondaggio sia stato rimosso dopo 4 ore. Questa è la notizia che stanno riprendendo tutti i siti. Che ci dice? Io sinceramente oggi non ho seguito questa cosa, quindi non lo so. Se è vero, sinceramente non mi cambia più di tanto. Però è strano. Ma sinceramente non lo so, però non l'ho seguita, quindi se sarà anche strano, ma tra l'altro oggettivamente un sondaggio fatto online non mi cambia la vita in una proposta in realtà che stiamo facendo in modo molto serio invece in Parlamento. Quello che voglio però chiarire alcuni punti di quello che si diceva prima: non facciamo confusione su alcune cose precise. I vitalizi erano stati modificati soltanto per quelli al 2011 in avanti, ovvero Manlio Di Stefano, parlamentare della Repubblica, non percepirà il vitalizio. Il vantaggio che avrà, ma che a quale noi rinunciamo, è di andare in pensione in ogni caso a 65 anni, con qualunque legge pensionistica ci sia in futuro. I vecchi parlamentari, prima nel 2011, anche con un giorno di Parlamento, andavano in pensione in automatico. Questo è lo scandalo vero e proprio. Quello che dice Sposetti, ovvero che è un precedente pericoloso per tutti i normali cittadini, non è vero nemmeno questo. Ah, perché questo lo facciamo in autodichia, ovvero il Parlamento fa una delibera sui suoi dipendenti. No, non il Parlamento, nulla. Non il Parlamento. La Presidenza, l'ufficio di Presidenza. No, attenzione, perché c'è un'altra rogna, la Camera, perché il Senato sembra... Però in autonomia, cioè l'autodichia delle Camere permette all'ufficio di Presidenza della Camera di decidere su chi ha preso il servizio alla Camera. E quello del Senato è il Senato. Alla Camera c'è il Movimento 5 Stelle e lo approva. Al Senato non c'è il Movimento 5 Stelle, c'è Forza Italia e vedremo che succede. Detto ciò, non c'entra nulla con i cittadini fuori dal Parlamento, perché loro sono soggetti alla legge che vige sui cittadini fuori dal Parlamento. Quindi è questa la distorsione che non potrà avvenire. Cioè, noi garantiamo che i cittadini comuni non devono temere nulla. Poi, però non tutti la pensano così. Non tutti, ma la legge del Parlamento parla chiaro. C'è l'autodichia in Parlamento e fuori non c'è, ringraziando il cielo, perché l'autodichia è una vergogna, secondo me. Poi diciamo un'altra cosa, sui toni. Io capisco che i toni, tutti vorrebbero dei toni moderati e tutto, ma quando per giorni e giorni tutta la stampa legata a questi ex parlamentari attacca parlando di cose inventate, ovvero la relazione con i cittadini all'esterno, cose che non esistono, a un certo punto uno dice: sapete che c'è, avete stancato. E non mi sembra che invece le lacrime della Fornero fossero più dignitose dei toni di Di Maio di oggi. Ma c'è una stampa legata a questi ex parlamentari, però questa era la domanda che... Questi ex parlamentari è gente che fino al 2011 ha avuto molto potere, quindi i suoi santi in paradiso ce li ha. Geremic, è così? Che non lo so se è così, io non sono legato a nessun ex parlamentare, il mio giornale non credo stia facendo campagna in difesa, diciamo, dei vitalizi, non c'è nessun giornale che sta facendo campagna in difesa dei vitalizi. In realtà la stampa sta abbastanza dalla vostra parte. Non in difesa dei vitalizi, sto dicendo dando voce ad argomentazioni che non sono veritiere, come quella del precedente di cui parlavo. Però questa è la democrazia, però, onorevole, però lei mi scusi, lei poco fa citava la deontologia giornalistica, lei sa che un giornalista dovrebbe raccontare i fatti.
Se non c'è legame tra l'autodichia parlamentare e la legge ordinaria, non se ne può mettere di quel legame. No, uno apre le virgolette, riporta la dichiarazione del po', come facciamo con voi? Cioè, anche voi tante volte dite cose che non sono vere, ma noi le riportiamo lo stesso, poi il lettore giudicherà sulla base dei fatti, no? Solo che il giornalista non è un politico. Ve lo dico a vostro, onore. È meno male. È meno male. Lo dico allora, a vostro onore. Allora, fermiamoci qui. Io devo ringraziare il sottosegretario Maglio Di Stefano che ci deve...